Buonasera, buonasera anche questa sera, per questa sera di trasmissioni su Libre TV, benvenuti. Io sono Gianni Colacione, oggi è il venerdì 29 novembre 2013 e cominciamo come di consueto con questo editoriale, con una virgola. Diciamo questo editoriale si è appunto come le trasmissioni Libre TV si collocano a fine della settimana e quindi in qualche modo questo editoriale prenderà in esame un pochino quella che si conclude, la settimana che si conclude in cui in Italia. L'Italia, anzi, è stata concentrata in ogni sua declinazione, quella istituzionale, quella mediatica, l'opinione pubblica, sull'evento decadenza di un senatore del Parlamento, votata in Senato mercoledì scorso, 27 novembre. Un senatore con un nome noto, Silvio Berlusconi, ma pur sempre uno dei 315 senatori. Estenuanti e strazianti dichiarazioni si sono susseguite, titoloni, accesi dibattiti, diciamo. Dibattiti televisivi, qualcosa che ancora dura e che farebbe pensare ad una svolta epocale per l'Italia. Non so se sarà così, me lo auguro sempre sperando che non finisca peggio. I tempi mediatici, normalmente compulsivi, sono stati totalmente assorbiti dalla vicenda, tanto da far trascurare una serie di cose avvenute nel mondo che ritengo avrebbero avuto la dignità, sarebbero dovute essere presenti. Col dovuto spazio. Argomenti che magari probabilmente all'opinione pubblica, come comunemente viene definita, affamata appunto da altro tipo di notizie, non avrebbero interessato più di tanto, che però sono importanti come informazioni. Per esempio, in Egitto la situazione è piuttosto precaria, manifestazioni si susseguono e un manifestante promorsi è stato ucciso mentre una blogger. Ali Al-Mahdi pare rischi un'accusa di blasfemia e quindi conseguenze molto gravi per aver scritto sulla sua pagina Facebook La donna è grande, parafrasando il ben più noto Allah è grande. La cosa non predispone bene sia per l'accusa, ma anche io penso soprattutto perché Ali che aveva già chiesto precedentemente al presidente ad interim al-Sisi che nell'assemblea fossero rappresentati anche laici che non credono in alcun Dio, pare non abbia un grande seguito neanche da parte dei partiti liberali. In Cile sono in corso le elezioni presidenziali e parlamentari. Il 17 novembre si è svolto il primo turno delle presidenziali e non essendoci stata la maggioranza assoluta per nessuno dei candidati, il 15 dicembre si svolgerà il ballottaggio. Candidati in lista sono due donne, Michelle Bachelet per la coalizione di centro-sinistra e Evelyn Mattei per la coalizione di centro-destra. Libre TV, per esempio, su questo cercherà di darvi altre informazioni, cercherà di occuparsi più esaurientemente con un appuntamento apposito nelle prossime settimane. Poi abbiamo avuto Putin che è stato in visita a Roma. Ha incontrato il Papa, ha incontrato il presidente napoletano, ha incontrato ovviamente il capo del governo, Letta, ma anche Prodi e Silvio Berlusconi. Nel frattempo, le trattative in corso per l'avvicinamento all'Unione Europea, dell'Ucraina sembra si siano impantanate proprio per certe pressioni provenienti dalla Russia. Infatti, nonostante gli appelli di Yulia Tymoshenko, leader dell'opposizione in carcere dal 2011 per un'accusa di abuso d'ufficio, appelli che sono a favore dell'avvicinamento dell'Ucraina all'Europa, sembra che il governo di Kiev, che è vicino alla Russia, stia valutando alcune offerte economiche di Putin. Insomma, tra Europa e Russia si vorrebbe l'Ucraina all'asta e ciò i leader europei non l'hanno accettato. Peraltro, sono da ricordare le mobilitazioni che le mobilitazioni per stimolare Putin al rispetto dei diritti umani, che lo seguono nei suoi spostamenti, ecco, e proprio alcuni di questi manifestanti ci sono stati in occasione di questo viaggio davanti al Quirinale per chiedere la liberazione delle Pussy Riot e alcuni militanti radicali davanti a Palazzo Grazioli per chiedergli rispetto dei diritti umani e la liberazione del gruppo Arctic 30 di Greenpeace e anche la fine della repressione dell'omosessualità in Russia. Quindi
Questi militanti radicali dell'Associazione Radicale Roma, tra i quali il segretario Paolo Izzo e comunque non più di una decina di persone con alcuni cartelli, sono stati denunciati per manifestazioni non autorizzate. Parliamo di Cina e Giappone, per motivi di confini contestati, anzi di sovranità su alcune isole e il relativo spazio aereo, le tensioni appunto tra Cina e Giappone hanno portato gli Stati Uniti a fare dei sorvoli definiti dimostrativi con i bombardieri B-52 su queste isole del Mar della Cina orientale, che vantano, ed è qui il punto, nei loro dintorni dei giacimenti di petrolio e di gas. Peraltro la contesa vede anche altri due attori nel panorama geostrategico considerati comunemente minori, che sono il Vietnam e le Filippine. Ecco, queste cose capitano lontane da noi e a volte sono trascurate, forse proprio per questo motivo, ma un'escalation drammatica avrebbe conseguenze globali anche per noi. E ancora, qualche giorno fa le potenze cosiddette del 5+1, cioè gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, hanno chiuso un accordo con l'Iran sul nucleare, un accordo che ha avuto un iter a fasi alterne, anche momenti in cui si pensava che la trattativa si sarebbe interrotta. Oggetto dell'accordo è stato l'utilizzo del nucleare da parte dell'Iran, il quale si è impegnato a interrompere l'arricchimento dell'uranio oltre una certa soglia, in cambio della riduzione delle pesanti sanzioni internazionali, in particolare dello sblocco di un'ingente indefinita, ci sono soltanto delle voci su questo, si parla voci abbastanza variabili, dai 4 miliardi di euro ai 100 miliardi di euro, una riduzione, cioè lo sblocco di questa somma di denaro frutto della vendita del petrolio iraniano, una somma che era bloccata in banche estere proprio appunto in virtù di tali sanzioni. Poi vedremo se gli accordi verranno mantenuti e se ulteriormente si arriverà da parte dell'Iran al bando delle armi nucleari. Comunque pare certo che questo primo traguardo appunto riguardante l'Iran, questo primo traguardo raggiunto abbia rilanciato lo strumento dell'accordo diplomatico nel Medio Oriente, tanto che sembra materializzarsi pian piano un altro appuntamento importante, la conferenza di Ginevra 2 sulla Siria. Il governo di Damasco ha detto di voler essere presente, seppur non con Bashar al-Assad. Lo stesso ha dichiarato la rappresentanza della coalizione nazionale siriana. E non sembra un caso che in questa circostanza ci sia un invito congiunto a Damasco, sia da parte della Turchia, grande oppositore di Bashar al-Assad, che da parte dell'Iran, grande alleato, a sospendere la repressione interna. Pare quindi, come vi ho detto, che sia prevalsa la linea della trattativa in un'area dove qualche settimana fa molti davano imminente l'apertura di un nuovo pericolosissimo scenario bellico. Contro queste suggestioni belliche si era collocata fin da subito il ministro degli esteri italiano Emma Bonino, su questa vicenda posizionata a favore del dialogo e della trattativa. Ecco, anche su questa vicenda siriana, come già conoscete, come già conoscono le persone che ci seguono, che seguono Libri TV, abbiamo una specie di filo diretto, possiamo chiamarlo, e lo intensificheremo con un ulteriore appuntamenti grazie a Shagliamati per appunto avere degli aggiornamenti sulla questione siriana, sulla questione dei profughi e così via. Insomma, abbiamo fatto un po' il giro del mondo con accenni a questioni importanti che mi sembra siano state trascurate dai media italiani, che in questi giorni appunto hanno offerto ai lettori ed ascoltatori bulimici di Berlusconi tutti i dettagli e i risvolti dell'epopea berlusconiana, i fuori onda, i dietro le quinte, i super dettagli fotografici, i riassunti delle gaffe, insomma, in tal misura che se si potesse da un giornale di questi giorni far sparire per magia tutto ciò riferito a Berlusconi, di colpo ci troveremmo in mano carta bianca. Detto questo, io vi ringrazio appunto di avermi ascoltato e spero appunto che su questo poi dopo, anche per quanto riguarda
il video che verrà messo su YouTube e sul sito si possa sviluppare anche tramite commenti un dibattito. Ringrazio la regia come sempre e anche oggi di Donato Volpicella per il servizio ottimo che svolge. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si autosostiene, che sarebbe utile e importante sia per l'apporto di idee ma anche per l'apporto economico, che vi iscriveste. È molto semplice, ci sono delle procedure semplificate adesso sul nostro sito, anche con carta di credito, con PostaPay e così via, e passo a illustrarvi il resto del palinsesto. Alle 21, alle 20:45, appunto dopo la virgola, in diretta avremo una conversazione con Doriana Priale, direttore responsabile del giornale Il Fiore Uomo Solidale, periodico di informazione e tutela dei diritti umani. La condurrò io e saremo appunto in diretta con Doriana da Napoli. Alle 21:15 una puntata di Voci Radicali, avremo una intervista registrata che abbiamo intitolato Il Cantiere. È in realtà appunto un'intervista, una conversazione con Pierpaolo Segneri su un nuovo progetto che è nato, un think tank, appunto, che si chiama Il Cantiere, un'intervista che ho registrato qualche giorno fa. Alle 21:45 a tavola con l'astrofisica, questa puntata di A Tavola Con l'abbiamo intitolata Il viaggio nel tempo è possibile? E si tratta di un'intervista all'astrofisico Luigi Foschini dell'Osservatorio Astronomico di Brera, e come di consueto, come tutti gli appuntamenti intitolati A Tavola Con, è a cura di Giancarlo Cacciolari. Alle 22:05 spazio Centri Diritti. La conversazione appunto di oggi sarà appunto con Gabriella Friso del comitato direttivo dell'associazione radicale Certi Diritti. Abbiamo intitolato Contratti di convivenza in attesa di giuste nozze, e come tutti gli appuntamenti spazio Certi Diritti sarà anche questo a cura di Riccardo Cristiano. Prevediamo, se non ci saranno problemi, speriamo che non ce ne siano, alle 22:40 di concludere le trasmissioni. E quindi io, nell'esortarvi appunto a seguire le trasmissioni di questa sera di Libri TV, vi ringrazio, vi do appuntamento a fra poco in diretta, intervista a Doriana Priale, restituisco la linea alla regia e a presto.